Ciao a tutti amici, benvenuti su questo mio nuovo video. Questo sarà un video particolare perché non so nemmeno se andrà online su YouTube. Questo è un video riguardo Baldur's Gate 3, dove io vi parlo di un personaggio che apprezzo molto perché ha avuto una storia che comunque mi ha dato da pensare. Insomma, è un personaggio che mi piace parecchio, quindi potrei anche essere leggermente di parte, però so quando essere oggettivo e quindi voglio parlarvi di Sarevok. Sarevok è un personaggio molto particolare perché inizia come un villain in Baldur's Gate 1, dove è il figlio prediletto di Ban, il signore dell'omicidio, questo universo, dove lui tenta di far andare in guerra Baldur's Gate con Anne per questo commercio che va a male di ferro di Nasken, che è un ferro molto penoso, praticamente le spade, tutti gli utensili facevano così schifo che sembrava del burro. Praticamente queste armi erano fatte veramente male perché questo ferro era praticamente avvelenato da lui stesso, e ha creato questo Casus Belli per poter creare questa guerra, per poter fare un massacro di gente in onore poi al signore dell'omicidio. Diciamo che lui non è mai stato uno zelota, ecco, di Ban, ma ha sempre voluto quel potere per poterlo poi usare a suo piacimento più tardi, fino a quando un altro figlio di Ban, il protetto di Gorion, che von Goltern si chiama Abden, mi pare, sì, Abden, che ha sempre cercato di resistere e ci è riuscito a questi impeti di rabbia, di ira e di voglia di ammazzare praticamente del suo signore. Praticamente Abden cosa fa? Sgomina attività tutto il piano di Sarevok per poi sconfiggerlo. Quindi torniamo un attimo a parlare di Sarevok, perché alla fine è lui il personaggio principale di questo, spero, non troppo lungo video. Ma lui del Trono di Ferro in sé, che poi è questa organizzazione con cui ha organizzato tutto, non gliene fregava niente. Lui voleva questo spargimento di sangue causato dalla guerra, che aveva creato lui poi questo Casus Belli e tutto, perché sperava di essere poi il nuovo dio dell'omicidio. Non accade perché poi arriviamo noi, viene fermata l'incoronazione e poi viene sconfitta all'interno del Tempio di Ban, che è lo stesso dove si va poi su Baldur's Gate 3. Poi cosa succede? Succede che su Baldur's Gate 2, un'espansione bellissima, il Trono di Ban, Sarevok torna di nuovo al cospetto del protetto di Gorion come un Wraith, come un'anima, come un fantasma. Ricordiamoci una cosa importante. Durante la morte di Sarevok, dopo, scusate, la morte di Sarevok, il suo corpo si dissolve e la sua essenza va da Ban, si unisce a quella di Ban. Quindi quando lui torna, non è il figlio di Ban, non è più niente, lui ha perso quei poteri. Però cosa fa? Si offre di aiutare questo suo fratellastro, sì, questo suo fratellastro, che cazzo, non credo sia fratellastro, in cambio di una parte della sua essenza, dello stesso protetto di Gorai, oppure di Imoen, perché non ci dimentichiamo che pure Imoen fa parte di tutta questa compagnia, perché aveva il corpo solido. Quindi, perché non ci dimentichiamo che Imoen è anch'essa figlia di Ban, e lui lo scrive nel 2, Baldur's Gate 2, e un po' nel DNC Siege of the Dragon Spear di Baldur's Gate 1, che poi riconquisterà la sua anima uccidendo la sorella di Rhenicus, che è Bodhi, che è questo vampiro. Ma tralasciando questo, in Sarevok tu hai la possibilità di accettare o no la sua proposta attraverso anche un patto
Oppure semplicemente accetti e basta, salvo che nella tua compagnia, senza nessun giuramento, senza nessun patto o cose così. E lui si inizia a porsi delle domande, nel senso, perché mi hai lasciato con te? Perché vuoi che io rimanga con te nel tuo party? Cosa? Insomma, inizia a pensare anche a se stesso, inizia a pensare a tutta una serie di motivi che lo porteranno ad essere un caotico buono, grazie a alcuni dialoghi speciali. Ovviamente si è rifiutato l'esame, con cui non tornerà mai più per il resto del gioco, quindi diciamo che avere Sarebok nel party dovrebbe essere una sorta di una cosa canonica, ecco. Quello che io personalmente non so se sia canonico o meno è il suo Redemption Arc. Io non so se lui alla fine sia diventato veramente buono o no. Ciò che io so e che ricordo perfettamente sono i dialoghi. Perché lui inizia a fare tutta una serie di domande a cui il progetto di Gorion, se risponde in maniera ovviamente buona, perché poi ci sono anche le alternative cattive, quindi non cambia il suo lineamento nel gioco, ma io personalmente ho cercato in tutti i modi di far sì che ci sia una redenzione, perché alla fine è un personaggio rotto, broken. Ha cercato sempre di farsi piacere dal padre, poi non c'è riuscito e vorrebbe diventare lui il nuovo signore dell'omicidio. Ma noi non ci dimentichiamo che Sarebok venne salvato da un culto che cercava di sacrificare dei bambini figli di Ban. Ok, quindi un figlio di Ban. Questo tempio di cultisti venne poi attaccato da Gorion e da un gruppo di guerrieri che stavano con lui. Sarebok però venne lasciato indietro e Gorion salvò Abdel, il protetto, personaggio giocabile da Dusk 1 e 2, e Imogen. Poi Sarebok venne poi adottato da il capo della casa del Trono di Ferro, là, che erano questi mercanti. Il padre si chiamava, padre adottivo, Rietav Anchev, ecco perché c'è il cognome Anchev sul 3. Poi lui scoprì le sue origini, raccolse le sue informazioni, venne a sapere di un altro figlio di Ban in vita, che lo voleva ammazzare. Insomma, quindi diciamo che ha una storia molto travagliata. E nel epilogo di Throne of Ban, quando lui è caotico buono, è amaro, amarissimo, non perché muoia, ma perché narra che non riesce a trovare pace. Lui ha cercato questa redenzione, un po' l'ha ottenuta, perché comunque quando cambi di allineamento da caotico cattivo a caotico buono, che poi è anche il caotico buono, è anche l'allineamento del mio di personaggio, quindi non è che chissà che, però dico, sarebbe perché non riesce a trovare una pace interiore, si ritrova sempre in mezzo alla vita, alla morte, diventa uno dei più formidabili mercenari di tutta Faerûn, grazie poi alla sua spada. Non mi ricordo proprio bene come abbia ripreso una spada del caos, poi la sua spada effettiva, che era lo spadone a due mani, appunto. Io so che poi ne spinse un'invasione di orchi, non mi ricordo il nome della città, che ebbe sia la sua fama, perché comunque tu hai salvato una città, per poi più tardi andare a conquistare Westgate. Quindi non solo respinge questa invasione di orchi, un atto buono, poi va a conquistare Westgate e cresce anche la paura intorno a lui, perché se da una parte cresce la sua fama, quindi magari è tornato buono e tutto ciò che ne comporta, arriva poi anche la paura che possa di nuovo fare dei massacri senza pietà. È sempre tra il bene e il male, tipo caotico buono. Poi alla fine va a seppellire la sua Tamoko, che è la sua amata, a quanto pare per non fare più ritorno. Questo era l'epilogo di Throne of Ban, Baldur's Gate 2 Throne of Ban. E a me andava anche bene così. Io capisco che siano passati 100 anni
dai fatti di Baldur's Gate 2, Throne of Ban, Yasera, Amenissan, Cazzi e Mazzi. Va bene, va benissimo. Ma come può Sarevok poi tornare come un zenota, un fanatico, ma con una F enorme di Ban? Lui non ha mai voluto servire suo padre, lui voleva sfruttare, usare suo padre per prendere i suoi poteri. Io capisco che lui era sempre diviso a metà tra la sua eredità divina e la sua umanità. Poi che il fatto sia stato crudele con Sarevok, questo è fattuale, cioè per questo io dico che è un personaggio broken, non è pure evil, non è cattivo. Così come non è ovviamente mai stato buono, per carità. Ma quando tu raggiungi questa redenzione, che tra l'altro io non so se sia canonico o meno, ma preferirei pensare che lo fosse, facendo delle indagini, ma anche semplicemente parlando con Jaira su Baldur's Gate 3, lei stessa dice che ha avuto un tentativo di redenzione, appunto, in cui Sarevok cerca di essere buono, nel senso di ha avuto una sua opportunità, ma l'ha buttata al vento per tornare dal padre. Vederlo sul 3 come un servitore di Ban normale, mio padre dice queste parole, io le eseguo, ma perché? Comunque sono passati 100 anni, quindi essere sempre in guerra dentro di te, che non riesci mai magari a capire la cosa giusta, il bene e il male, è ovvio che poi quando torna Ban, perché poi Ban è tornato, ragazzi, perché quando dovete sapere che Ban sarebbe tornato solamente quando i suoi figli sarebbero morti. E Abden, il protetto di Gorian, che diventò anche lui, che cazzo era di Baldur's Gate, era una comandò, divenne no, divenne capo dei pugni fiammeggianti, o che cazzo era. Lui venne poi in ci fu uno scontro contro Viekang, che è un codardo che si vede arrivare sul 2, su Baldur's Gate 2, mi pare, o sul primo, non mi ricordo, uno dei due si vede. È un codardo di merda che torna per combattere contro il protetto di Gorion. E ci fu il combattimento a Baldur's Gate, di cui nessuno sa chi vinse, perché anche se non avrebbe avuto nessuna differenza, perché l'ultimo figlio di Ban rimasto si sarebbe trasformato nello Slayer finale e avrebbe iniziato ad ammazzare tutti a Baldur's Gate, per poi morire sotto i colpi dei soldati, dei pugni fiammeggianti e degli avventurieri. E quindi Ban è tornato. E siamo negli eventi di Baldur's Gate 3.5. Un po' prima, molto, cioè diciamo forse 10-20 anni prima, non mi ricordo. Ma allora dico io, se Ban è tornato, quindi tu hai trovato poi Sarevok, quindi tu poi Ban, non dico che l'hai fatto risorgere perché comunque esisteva già, però gli hai dato di nuovo un nuovo scopo, facendolo diventare il custode del tribunale dell'omicidio e quelli del tuo tempio. Ma chi ha scritto sti libri? Ma ha letto, ha giocato, ha visto ciò che è successo prima, il Baldur's Gate 2, Throne of Ban? O ha detto semplicemente: ah no, è cattivo, deve rimanere cattivo, perché chi è cattivo per sempre, e quindi deve continuare a fare ciò che faceva. Ma ragazzi, sapevo che palestrana ai fatti, diventa un seguace devoto, cosa che non è mai stata, per aiutare Orin. Quando poi tu se giochi come Dark Urge, scopre che tu sei il vero figlio di Ban e devi spodestare usurpatrice, perché Orin è un'usurpatrice. Ma ragazzi, ma scherziamo? Cos'è successo a Sarevok? Perché è stato trattato così? Sarebbe stato più bello se fosse ancora in guerra con se stesso, per cercare un modo di, in base al tuo personaggio, se era buono o cattivo, riportarlo da Ban, oppure semplicemente no.
Perché qui Sarvok è l'opposto del duo. Lui era disperato, lui voleva sentirsi vivo nel duo, lui voleva tornare a vivere. Per questo chiese di nuovo di tornare in vita al suo fratellastro. E poi che fai? Torni ai tuoi vecchi passi. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Io non voglio credere che ci siano dei libri o, non lo so, qualsiasi cosa che possa dire che sia rimasto cattivo. Perché ragazzi, non è possibile. Per me è stato un uso sbagliato di Sarevok, fatto apposta per dire: ah, Sarevok è tornato, ma per fare che? A che serve? Perché tu, facendo così, mi rovini Baldur's Gate 1 e 2, perché non c'è solo Sarevok, perché io mo ho parlato di lui, ma ci sarebbero tanti altri personaggi, perché da quanto io ho capito, avrebbero, non dico usato, però, questo libro, chiamiamolo così, che si chiama Minsk Ambush Journal of Villainy, di cui non so se c'è in italiano. Praticamente, in questo libro, di cui credo che non sia canonico, e dopo alcune ricerche ho scoperto che non è canonico, e tra l'altro so che molte persone odiano questo libro, quindi attenzione ragazzi. Il problema è che il gioco in parte prende da questo libro, perché in questo libro c'è proprio una parte in cui si ha Sarevok che ha perso la sua redenzione e diventa un altro sacerdote di Ban. Siamo un assurdo. Allora che gioco ha fatto? Allora che abbiamo fatto a fare tutto il resto? Ma ci fosse solo lui come problema, non sarebbe tutto questo problema, c'è ancora un sacco di altra roba. Un altro spunto è Vigonia Devil, che io, che mi stia sui coglioni, a me è nato discorso, io l'ho usata pochissimo. Ma tralasciando questo, Vigonia Devil se ne va da Shire, la signora oscura. Da questo libro invece si evince che Vigonia Devil non solo non se n'è andata da questo culto, ma ci lavora pure, ed è pure un'alta sacerdotessa, braccio destro. Ragazzi, ma davvero? E soprattutto, Irenicus sarebbe vivo, come un Mick. Quindi ha fatto un patto, ma ragazzi, ma allora che non abbiamo ucciso a fare nel 2? Allora che ho giocato a fa 70 ore di Baldur's Gate 2 per ammazzare a quello stronzo. Per poi rivedermelo vivo in questo libro non canonico in cui e su cui hanno deciso di fare un gioco addirittura? Ragazzi, ma cioè, stiamo all'assurdo. Stiamo all'assurdo. Mi fa star male sta cosa. È ovvio che è solo un gioco, quindi ci mancherebbe pure, non è che mi strappo i capelli. Però mi fa star male perché io ho adorato questi personaggi. Quando tu giochi a giochi del genere, tu devi immedesimarti, perché sono giochi di ruolo. Devi fare in modo che questi giochi entrino nella tua mente, ma non perché sì, per goderteli al 100%, perché così tu avrai di che parlare poi. Perché è bellissimo fare questo tipo di cose. Ma vedere Sarnewok così, cioè, chi ha fatto sto libro, che tra l'altro non è canonico, era determinato a sovrascrivere ogni singolo progresso compiuto da noi, che eravamo gli eroi. Prendere poi Forgotten Realms, Faerûn, come cazzo si chiama quel cazzo di continente, un posto migliore. Posso capire che tu usi Dorne in Khan, cerchi di renderlo buono, poi nel libro vedi che muore. Ma certo, è normale, quando uno è sempre cattivo e non riesce a cambiare, è normale che muoia. Fai sempre il male ti si ritorna contro, ti si ritorce, ma è normalissimo. Ma uno come Sarevok, che è stato cattivo, ma non quanto Irenicus, attenzione, me li fai ritornare da cattivi. Irenicus dovrebbe essere morto e sepolto, così come sua sorella Bodhi.
E scopro che non è così. Allora, che senso ha giocare in due? Punto numero uno. Punto numero due. Tutto quello che ho detto di Sagrebok fino adesso. Cioè, io rimango annebito. Ma veramente rimango annebito. Cioè, a me sembra che Baldur's Gate 3 sia mezzo sequel dei giochi e un mezzo sequel del libro. Mi lascia esterrefatto tutto ciò. Perché abbiamo un Baldur's Gate 3 che non è un gioco, ragazzi, è un capolavoro, è un'opera d'arte. Punto. Su questo non si può minimamente controbattere e chi lo fa è in malafede, che gli brucia il culo. Punto. Su questo non si può dire che non è così. Perché Baldur's Gate 3 è un gioco che ti mantiene attaccato allo schermo e che ti fa vivere il gioco, tranquillamente, non si può dire di no. Ma vedere che il gioco vada mano per mano con Minsken Bu, Journan, Off, Capra Cazzo, mi dà fastidio. Perché io prendo da un libro che poi non è manco canonico per fare in 3 che è il sequel del 2. Ragazzi, ma che succede? Cosa è successo? Perché io credo che con Sarevok abbiano totalmente sbagliato. Sono deluso da questo trattamento a cui hanno riservato. Ma non l'Arian in sé, attenzione, l'Arian purtroppo penso che si è dovuta per forza adattare. Non posso dire che è colpa loro, ma lungi da me dire ciò. Però è Minsk che è stato signore da pietra a rompere i coglioni. Gioia che forse da qualche parte c'è scritto che dovesse addirittura morta. Imone che non si fa vedere. Vergogna di Vir che sarà trattata leggermente male. Per non dire altro. Amoen che non si capisce dov'è. Io qua non do una colpa all'Alien Studios in sé. Do una colpa a chi ha deciso che dovevano usare questo per Sarevok. E io adesso cercherò in tutti i modi di poter, non lo so, non uccidono almeno. Perché mi farebbe dispiacere. Certo, se mi ammazzo potrei avere il suo elmo, la spada, va bene, ok, sì, va bene, ho capito. Sti cazzi, cioè, nel senso, so forte. Non è che per una spada, per uno spadone in meno, uno spadone in più succede la fine. Cioè, sti gran cazzi. Che poi, a me, del fatto che Sarevok abbia perso l'occasione di rimanere buono, raggiungere questa di nuovo suo padre, no? Io lo posso anche capire, lo potrei capire se non ci fosse stato tutto quello che è successo nei fatti di Throne of Ban. Perché, ragazzi, ci sta pure che Sarevok sia tornato cattivo. Non voglio dire di no, anche perché sono passati 100 anni. Posso capire un po' di cambiamento, ma lungi da me il contrario. Ma affidarsi su, come ho detto fino a mo', ma affidarsi su un libro non canonico per fare dei personaggi, per riportare dei personaggi vecchi della vecchia serie di Baldur's Gate fatta da BioWare a questo, non è un problema di Larian Studios, assolutamente no, ma è di Wizards of the Coast, che ha accettato e che ha detto poi, evidentemente, a questi qua di fare questi personaggi seguendo quel libro. Pure Minsk era una pietra, era una statua di merda. Cioè, ragazzi, ma di che parliamo? O ti sgretoli, torni e rompi i coglioni. Perché tu hai anche la possibilità di ammazzarmi a Minsk per tutto quello che ha fatto di grave. Io ho scelto di no perché, come ho avuto come personaggio, poco, però l'ho avuto, come avevo capito. Se no, avevo solo Jaina, e a me non me ne fotteva niente che avevo solo Jaina. Cioè, nel senso, capitemi. Io personalmente posso comprendere, non lo accetterò mai, perché questo trattamento non è un trattamento adeguato a un personaggio come Sarevok. Perché è un broken, non è un pure evil. E questa è la differenza. Irenicus era evil, ma cattivo, veramente malvagio, malvagio. Per poi scoprire che in questo libro non canonico è vivo, così come sua sorella Bodhi.
Allora Imoen non ha mai ucciso, non si è mai ripresa la sua anima. Ma che significa? E quindi Imoen è viva. Perché dice che i figli di Ban sono immortali. Sarebbe che non è più un figlio di Ban. Ragazzi, vabbè, annibito. Io adoro Baldur's Gate 3, ma questa macchia rimarrà sempre. Il salvo mod, che non credo ci siano, e mi sorprenderebbe se ci fossero in realtà, rimarrà sempre indelebile su quest'opera. Va bene, ragazzi. Il video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso vi sia piaciuto mettete un bel mi piace, commentate e noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi!